Si è aperta a Spoleto la seconda edizione di Enogastronomia a Teatro con l'evento che ha visto protagonista al Teatro Caio Melisso Maria Pilar Pérez Aspa con racconti di Zafferano. Il rito della sopravvivenza non si celebra da soli. L'attrice cuoca ha ricordato come l'atto di mangiare rappresenti uno degli aspetti più culturali dell'uomo. Quattro grandi pentole per preparare la paella con commensali in platea, testi e riflessioni sull'atto di mangiare. Al taglio del nastro presenti il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, l'assessore allo sviluppo economico della regione dell'Umbria, Michele Fioroni, l'assessore al turismo del comune spoletino, Giovanni Maria Angelini, l'amministratrice unica di Sviluppo Umbria, Michela Sciurpa, il presidente della Fondazione di Cassa di Risparmio di Spoleto, Dario Pompili, e gli organizzatori Anna Sette Poste e Andrea Castellani. È assolutamente una grande emozione lavorare in teatro, è una manifestazione che abbiamo costruito in questi due anni, che è veramente particolare, unica nel suo genere, e di conseguenza ci aspettiamo tanto entusiasmo. Abbiamo venduto biglietti in tutta Italia, un programma ricchissimo, due location, tante novità e soprattutto quell'emozione e quella sensazione di costruire qualcosa che durerà nel tempo. Sì, quest'anno il programma è ricco perché sono quattro giorni e gli appuntamenti in programma sono molto diversi tra loro. Questa sera iniziamo con la paella, racconti di Zafferano. Lei è un'attrice spagnola e ci parla della letteratura, del cibo e il cibo nella letteratura. Nei prossimi giorni si alternano degustazioni di vino, spettacoli di prosa e di non solo, perché ci sono chef, musica. E con il Teatrino delle Sei, la novità di quest'anno, dove ci sono degli spettacoli diciamo un po' originali, diversi, e anche lì iniziamo questa sera con la Spagna e poi sabato per esempio c'è una compagnia francese, quindi quest'anno ci siamo sbizzarriti. Sì, sì, assolutamente sì, è un bellissimo fine settimana, una quattro giorni, vi aspettiamo a Spoleto. Quindi per questa seconda edizione di IT e vi aspettiamo numerosi. L'innovazione spesso nasce dalla contaminazione, ecco, questo evento è una buona rappresentazione di come si può innovare anche in ambito agroalimentare, nell'ambito culturale, in una logica fusion che mette insieme mondi diversi, dalla musica elettronica alla prosa, alle migliori eccellenze gastronomiche che questa regione può mettere in campo. Ecco, noi crediamo che questa vocazione che l'Umbria ha per costruire eventi innovativi che riescono anche spesso a rompere le regole del gioco dei settori che vanno a rappresentare sia un qualcosa da valorizzare, da qui la presenza oggi della regione e un evento che non può solo che crescere, che può solo che crescere perché, ripeto, ha in sé il seme dell'innovazione e che ci auguriamo possa estendere queste contaminazioni che sono sempre produttive. Quando mondi diversi si parlano nasce sempre qualcosa di buono. Assolutamente sì, è anche un metodo di promuovere la cultura del cibo che oggi diciamo sta sulla bocca di tutti, ma che poi come dire concretamente la si promuove portandola a teatro, no? Perché il teatro è il luogo dove la cultura si esprime, dove l'arte si esprime, soprattutto l'arte sia della cucina, ma anche quella di quello che ci sta dietro al prodotto, la sua produzione, i metodi, la storia, l'identità. Tutto questo avviene naturalmente attraverso un lavoro che abbiamo voluto sviluppare insieme a IT, perché già dall'anno scorso abbiamo creduto in questa manifestazione, quest'anno abbiamo avuto la conferma che questo è un format importante che in un periodo della stagione particolare che non è adatto diciamo, ad altri spettacoli, questo invece proprio nel periodo di novembre quando c'è la raccolta dell'uva, la raccolta delle olive, quindi si forma l'olio, il vino novello, le castagne, tutta una serie di prodotti che nella nostra realtà regionale sono quelli tipici, fa sì che mescolando le carte e riportando questo teatro bellissimo, il Caio Melisso, che togliendo le poltrone, no? Ci sono i tavolini come avveniva nel 700 e nell'800, perché questi erano i luoghi dove si andava a teatro, ma prima si mangiava e si stava a vedere lo spettacolo. Quindi questa è una formula in cui crediamo molto e vogliamo portarla assolutamente all'attenzione non solo della nostra città,
ma anche all'attenzione della nostra comunità nazionale e europea. Bike and Run Show è il salone nazionale dedicato al ciclismo e alla corsa. Ti aspettiamo dal 1° al 3 dicembre a Umbria Fiere di Bastia Umbra. BikeRunShow.com